Buongiorno a tutti e tutte. Oggi è una nuova puntata del Salotto ASNU e qui con noi c'è la dottoressa Eleonora Esposito. Eleonora si è laureata alla magistrale di scienze naturali e sia alla triennale che alla magistrale ha deciso di fare una tesi in zoologia. Poi successivamente si è appassionata all'allevamento, iniziando tipo 7 anni fa con un insetto foglia e oggi conti tantissimi animali, hai gechi, invertebrati, un po' rettili la maggior parte. Sì, esattamente. E per gioco e per simpatia hai iniziato, diciamo, a divulgare su Instagram, a dare qualche pillola naturalistica, anche degli insegnamenti avuti all'università. Soprattutto. E anche consigli e metodi di allevamento. Sì. E oggi conti più di 10.000 follower. Sì. E quindi oggi come vai Eleonora? Tutto bene? Sei contenta? Tutto bene, sì. Ti abbiamo invitato. Finalmente ce l'abbiamo fatta, sì, felicissima. E partiamo un po' con le domande che ci sono arrivate. Ok. Cosa ti ha spinto a scegliere scienze naturali come percorso universitario? Allora, io ho scelto scienze naturali perché in realtà inizialmente ho completamente sbagliato facoltà, perché io mi ero iscritta a biologia generale ed applicata, sede Monte Sant'Angelo, convinta di studiare appunto animali, piante. Poi mi sono ritrovata a tutti gli esami, chimica, organica, inorganica, matematica e fisica. Ho detto aspetta un attimo, c'è qualcosa che non va. E quindi mi sono guardata intorno, dopo 2 anni a solo 4 esami sul libretto, ho detto vabbè, devo cambiare. E ho scoperto scienze naturali e quindi da là è stato amore. Ho fatto 3 anni, poi ho fatto la magistrale ed è stata la scelta più bella della mia vita e quindi per caso ho scoperto scienze naturali. E invece quando è che hai capito di voler allevare? Allora, ho capito di voler allevare, probabilmente io proprio sono nata con questa predisposizione, perché mio padre da sempre canarini, acquari, quindi è una cosa che mi porto praticamente da sempre. Però andai a una fiera qui a Napoli, che si faceva tanti anni fa, e incontrai questa persona che aveva questi insetti foglia. Da quel momento ne ho preso uno e poi da lì è finita, sì. Quanto è stato difficile adibire una stanza all'allevamento? Perché per chi non lo sapesse, Eleonora a casa sua ha una stanza adibita solo ai suoi animali. Allora, diciamo che non è stato difficile perché non è stata una cosa che ho fatto tutta insieme. Cioè, ho avuto prima qualche animale nella mia stanza, poi ho capito che non c'era più spazio e mi sono spostata in un'altra stanza che piano piano poi nel corso degli anni ho adibito appositamente, quindi non è stata una cosa fatta d'improvviso in un'unica giornata, spostare mobili per intenderci, quindi non è stato complesso assolutamente. E a questo punto, sì, nel momento in cui questa stanza diventerà un po' troppo piccola e tu avrai la voglia di aumentare con gli animali, hai già un progetto, hai un'idea? Come fare? Sicuramente non vanno via gli animali, se lo scopo era quello della domanda. No, diciamo che sto guardando casa, sto guardando, diciamo, mi sto guardando in giro per trovare una nuova casa e quindi ci sarà una stanza magari più grande. Per ora mi sono fermata, quindi non prenderò altri animali, però quando avrò la stanza più grande nella nuova casa sicuramente. Quindi ovviamente fai un conteggio a questo punto, la voglia va anche con la logica e dici aspetta un attimo. Ah beh, certo. Questi sono gli animali che posso tenere. Assolutamente. Perché magari capita che molti allevatori, come ben no, sai, allora, si saturano. Sì, no, assolutamente no. La mia filosofia è principalmente il benessere degli animali. Quindi io, se non riesco a gestire un tot di animali, quel numero di animali non lo si raggiunge, perché non può essere uno sport una cosa fatta così, deve essere fatta con coscienza, perché altrimenti non è proprio nella mia filosofia. E andando invece, passando sul lato Instagram, sì. Quando ti sei accorta che Instagram poteva essere un buon trampolino di lancio per la divulgazione? Allora, io me ne sono accorta poco dopo la mia laurea, qualche mese dopo. Mi sono ritrovata un bel giorno in casa, nella stanza dei, appunto, degli animali, eccetera. Vabbè, ma vediamo. Io quello che ho studiato all'università mi è piaciuto tanto. Vediamo se riesco, in termini più semplici, a far appassionare le persone. Quindi ho iniziato a fare pillole divulgative di zoologia, natura, eccetera, in maniera molto
basic, insomma, cioè molto semplice per intenderci, proprio perché volevo accalappiare quanto più persone possibile e ce l'ho fatta, quindi. E rimanendo un attimo su Instagram, tu hai cominciato per gioco e l'hai fatto in quel momento, cioè hai detto ok, adesso comincio e vedo come va. Poi quando c'è stato proprio il momento di dire mi devo davvero impegnare, perché io so che tu hai un lavoro a parte, però ti devi impegnare tanto per registrare video, per fare ADV e quant'altro. Cioè quando hai capito che hai detto ok, devo farmi una pianificazione, vedendo il numero dei follower che Allora, aumentava o... il numero dei follower col tempo, cioè nel senso c'è stato un aumento di follower in poco tempo. Allora ho detto aspetta, cioè vuol dire che io non mi ci sto impegnando e c'è una buona crescita. Se mi ci impegno, poi che succede? E quindi mi ci sono impegnata e quindi ad oggi. Dopo che ti sei laureata, immagino che hai iniziato a guardarti attorno. Sì. Ti è mai venuta l'idea di andare all'estero? Allora, l'idea mi è venuta, mi sono guardata attorno nel vero senso della parola, però in realtà, guarda, se devo essere completamente onesta, al 100% non ho mai avuto il coraggio, proprio nel vero senso della parola. L'idea di andare via dalla mia città, dalla mia famiglia, insomma, mi ha spaventato al punto che poi Non sono te l'hai rimasta a vista, certo. E hai casa. fatto qualche esperienza generale No, 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 all'estero? no. Niente proprio. Ok, ci può stare. E dove ti vedi tra 5 Allora, dove spero di vedermi tra 5 anni? Vabbè, è il sogno di una vita, documentare, stare in TV, fare documentari, però dobbiamo un attimo razionalizzare, quindi tra 5 anni probabilmente mi vedo con, spero, molti più follower, molte più pillole di natura, ma sempre qui a fare divulgazione nel mio piccolo. Cosa consiglieresti a un neolaureato che dopo un paio di anni dalla laurea non riesce a inserirsi nel mondo del lavoro? Cioè che è lì, che manda curriculum su curriculum Di e... fare quello che io non ho fatto. andare all'estero, Sì, perché intendi? all'estero ci sono tante possibilità. Te lo dico perché mi sono guardata intorno e quindi ho visto tante possibilità sfumare perché io non ho avuto abbastanza coraggio, quindi. E invece credi che... dall'altro canto, tu non hai avuto coraggio di andare all'estero, però adesso stai vedendo qualcosa che si sta un po' creando, anche se Sì, sfumato attorno a certo. te. Credi che, diciamo, in quest'ambito divulgativo, grazie ai social, grazie a queste nuove tecnologie, qualcuno può reinventarsi e Assolutamente sì. dire posso fare questa cosa? Assolutamente sì, però bisogna in qualche modo cercare di fare qualcosa di diverso, perché ormai la tecnologia è un'arma a doppio taglio, nel senso che puoi vedere anche tante cose simili in giro. Quindi bisogna cercare di fare qualcosa di diverso, però assolutamente Uno spoiler del tuo prossimo progetto? sì. Allora, uno spoiler del mio prossimo progetto sarà parlare di un libro che io ho studiato qui in università durante un tirocinio, che è La scimmia nuda. Farò Ok. un video di spiegazione, insomma, di questo libro, cercando di invogliare le persone a leggerlo, e poi ci sarà un collegamento con una canzone, non ti dico di più. Va bene, Ecco. forse però l'idea del vetro non è cattiva. E invece spoiler su qualche animaletto, tu mi hai detto che sei in un numero sufficiente, però c'è qualcosa che dici se ho la possibilità Guarda, ad vorrei... oggi devo dirti mi sento abbastanza soddisfatta perché tutti gli animali che attualmente ho sono tutti animali che volevo da anni, quindi no, sto bene. Hai mai avuto un dubbio sul tuo percorso di studio? No, Neanche in un momento, neanche l'esame, da neanche quando? chimica organica. Neanche mineralogia. No, da quando mi sono iscritta a scienze naturali, anche nei momenti di difficoltà, quindi con esami per me particolarmente difficili. Non ho mai, neanche una volta, dubitato. Mai. È stato amore proprio, quindi no. Giusto per ritornare ai tuoi animaletti, perché magari ne abbiamo parlato poco. C'è qualcuno, diciamo, che ti scalda più il cuore quando lo vedi? Sai, quelle mamme che dicono, io amo tutti i miei figli, però ci sta quello là che Guarda, c'ho diciamo debole. che sicuramente i primi che ho preso, quindi proprio i primi che hanno poi scaturito in me la follia di prenderne, Quali... sono dei gechi, c'è Ok. un paio di gechi leopardini, un paio di gechi crestati, insomma, e poi ovviamente pappagalli, ma perché i pappagalli
c'è una relazione diversa, cioè sono animali che ti riconoscono è diverso dai rettili. Sempre nell'ambito dell'allevamento a un neofita, cioè, su cosa dovrebbe approcciarsi per primo e cosa, per quanto sia magari affascinante, non devi proprio guardare. Dici, ok, bellissimo, ovviamente dal tuo punto di vista, però aspetta un Allora, attimo. ti rispondo diversamente e ti dico, Ok. se non c'è preparazione prima di approcciarsi all'allevamento, anche l'animale che potrebbe sembrare il più semplice del mondo diventa complesso. Quindi non c'è una specie che, sicuramente ci sono delle specie un po' più accessibili per neofiti, però se non c'è lo studio, la preparazione, perché online ci sono libri, insomma, io ho studiato tanto prima di prendermi degli animali per capire come gestirli al meglio. Anche l'animale più semplice di questo mondo diventa complesso, quindi studiare, prepararsi tanto, perché ne vale della salute del proprio animale, quindi assolutamente. Elenora, ti ringrazio, però per concludere, ovviamente io sono stata un attimo presa dalla tua felpa perché porti gli animali un po' Sì, sì. ovunque con te e devo dire anche che la riconosco perché è di una linea di nostri amici. Ti Sì. Sì. va di dire due parole su... Assolutamente sì, questo è un progetto bellissimo che si chiama Omeostasi, è gestito da Gennaro e Vincenzo, che sono due ex naturalisti, anche se Vincenzo è diventato dottore, sta diventando dottore. Ed è bellissimo perché fanno delle felpe e delle maglie a tema zoologico oppure sul corpo umano. E se si acquista una maglia o una felpa a tema umano, diciamo parte del ricavato va a Medici Senza Frontiere, e invece a seconda del disegno zoologico ci sono altre associazioni diciamo che sono al pari e quindi che prendono parte del ricavato. Ed è bellissima questa perché c'è una tartaruga marina tra le meduse, che è l'alimento principale come sappiamo, e poi c'è una busta di plastica, perché c'è la sensibilizzazione sulla plastica Figurati. negli oceani. E quindi ci tenevo a parlarne. Quindi andate su Omeostasi e fatevi un bel regalo di Natale. Certo, siamo anche nel periodo di Esatto. Elena, ti ringrazio di essere venuta qua Grazie con noi e ci vediamo col prossimo salotto. a te. Ciao a tutti!